Ciao a tutti e a tutte, come state? Come va? Allora, come promesso, andiamo a iniziare a esplorare la città di Ancona, partendo dalla parte più che è stata più importante storicamente e anche tutt'oggi è una delle parti più importanti della città, cioè il porto. Allora, iniziamo a vedere un po' il porto di Ancona. Partiamo da qui. Dunque, già si iniziano a vedere delle strutture un po' storiche. Chiaramente il porto di Ancona ha avuto una lunga storia, così come la città stessa di Ancona, per cui è stato modificato e ampliato più e più volte. E già i primi abitanti della città di Ancona, appunto i greci, sfruttavano la città, utilizzavano la città principalmente per il fatto che era una città marittima, quindi sul mare, quindi propensa e molto strategica e importante chiaramente per i collegamenti marittimi, commerciali e quant'altro. Tra l'altro, da qui, dal porto, una cosa molto carina che si può vedere è la collina principale della città, in cima alla quale si trova la cattedrale San Ciriaco, dove in epoca greca si trovava l'acropoli. E altra cosa molto particolare di questo porto, abbastanza inusuale mi verrebbe da dire, sono questi due archi qui. Generalmente un porto lo pensiamo tutti come una struttura abbastanza sul commerciale, sì, ok, puoi avere magari delle strutture storiche, però degli archi così in un porto, non lo so, è una cosa che magari non si vede moltissimo. E quest'arco, il primo che incontriamo qui, è il cosiddetto arco clementino. Si tratta di un arco che in realtà non è così antico, è stato fatto nel XVIII secolo per volere del Papa Clemente. È stato realizzato dall'architetto Vanvitelli, il quale, oltre a quest'arco, aveva fatto anche il cosiddetto molo clementino, quindi una parte aggiuntiva per questo porto, e in più anche la cosiddetta mole vanvitelliana, cioè un lazzaretto sostanzialmente. Vi faccio vedere qua sotto nella mappa. È una struttura che si trova ancora qui, e ve la farò vedere anche quella brevemente. Tra l'altro Vanvitelli è stato uno degli architetti più importanti in fondo, soprattutto per aver progettato la bellissima, famosissima e importantissima Reggia di Caserta. Tra l'altro, inoltre, se guardate qua su in alto, c'è scritto Lungomare Vanvitelli. Questa stessa parte di lungomare è stata proprio dedicata a lui. L'altro arco che vediamo qui è il cosiddetto Arco di Traiano, appunto è stato dedicato all'imperatore Traiano, il quale, ben prima ovviamente di Clemente, quindi siamo in epoca romana, aveva deciso di ampliare il porto lui stesso. E siccome questa nuova parte del porto, scusate già di parole, rendeva migliore l'accesso all'Italia, il popolo romano e il senato romano, per ringraziarlo in un certo senso, avevano fatto realizzare questo arco. E a tutti gli effetti si trattava quindi di un arco celebrativo, che però è rimasto qui ed è rimasto praticamente intatto, non è cambiato in effetti di molto, risale al 100 dopo Cristo. Tra l'altro è stato realizzato da un architetto, anche lui molto famoso per l'epoca, Apollodoro di Damasco, che era stato famoso soprattutto per aver progettato il Pantheon di Roma. Da qui si vede un po' la struttura di quest'arco, ovviamente una struttura molto classica, e vi faccio vedere però anche un paio di altre foto molto belle che ho trovato. Allora, questa intanto veramente molto carina, perché è stata scattata da sotto l'arco clementino. Qui si vede l'arco di Traiano e dietro, in cima alla collina, la cattedrale di San Ciriaco, quindi veramente molto bella. E poi altra foto molto bella, questa qui, tra l'altro questa fatta molto più da vicino sull'arco di Traiano ovviamente. Tra l'altro dietro questo veliero che si vede, che perfettamente si staglia in mezzo all'arcata, è uno dei più famosi per l'Italia, è la cosiddetta nave Amerigo Vespucci. Una cosa molto particolare che notiamo qui poi, tra l'altro, sono questi fori, sia da questo lato che da questo lato. Questi fori servivano in un certo senso per l'attracco delle navi, serviva per far perché i rostri delle navi si potessero attaccare qui. In ogni caso, oltre al periodo romano, beh, greco chiaramente, al periodo romano e al periodo di Clemente, abbiamo avuto anche altri periodi importanti per il porto, soprattutto dall'XI secolo, nel periodo in cui Ancona era libero comune e poi nel periodo in cui Ancona era Repubblica di Ancona, quindi con la sua bella autonomia, la sua bella potenza anche politica eccetera che aveva. In questi periodi il porto era stato abbastanza modificato ed anche ampliato.
La prossima cosa che voglio farvi vedere è veramente eccezionale, cioè il porto, quello che è rimasto se non altro dell'antico porto romano di Ancona. Lo andiamo a cercare insieme, porto romano di Ancona. Allora, eccolo qui. Chiaramente, ripeto, quello che è rimasto, onestamente, è già tanto che sia rimasto qualcosa, perché, cioè, veramente incredibile se ci si pensa, perché comunque qui abbiamo delle strutture addirittura del secondo secolo avanti Cristo, quindi ecco, cioè, quindi sì, è già tanto che sia rimasto qualcosa, appunto, come ho già detto. Allora, dunque, questa dovrebbe essere una parte che è rimasta appunto delle mura che erano state realizzate nel secondo secolo a.C. Queste probabilmente erano delle strutture che erano state realizzate nell'epoca di Traiano, siamo tra il secondo e terzo secolo d.C. Mentre se ci spostiamo un po' di qua, tra l'altro vi volevo anche farvi notare questa bella passerella che hanno messo per poter almeno vedere un po' quello che è rimasto dell'antico porto romano di Ancona. E questa parte qui probabilmente era quella che è stata realizzata in epoca augustea, quindi sotto l'imperatore Augusto, quindi un po' più avanti nel tempo, ed erano stati realizzati anche due piani. Chiaramente epoca romana, diversi periodi dell'epoca romana, nel mezzo ci sono state una marea di altre cose, e con tutti i bombardamenti che ci sono stati, come vi accennavo, durante la seconda guerra mondiale, è già tanto che siano arrivati fino ad oggi. I danni più gravi che questa struttura ha subito sembra che siano stati in realtà il IX secolo, con l'incursione dei saraceni parecchio pesanti. Tra l'altro, un'altra cosa che volevo farvi vedere, molto vicino ai resti del porto romano, voilà, questo palazzo qui. Questa si chiama Casa del Capitano, è un edificio medievale, in effetti è uno dei rari esempi di edifici medievali del porto di Ancona che è in una qualche forma giunta fino a noi. Chiaramente è, nei secoli è stato parecchio rovinato, purtroppo risale al XIII secolo, è stato utilizzato in pietra bianca del Conero e in laterizi. Volevo far vedere tra l'altro anche l'altro lato di questo palazzo, perché è veramente molto bello anche dall'altra parte. Eccolo qui, è veramente un gioiellino. E aveva due piani, in realtà è giunto fino a noi solo il piano terra. Ci sono queste belle arcatelle cieche, tra l'altro qui, e tra l'altro anche molto particolare è tutta questa decorazione di tipo un po' floreale che corre tutto attorno, e probabilmente correva tutto attorno lo stabile anche dall'altra parte. Vi starete chiedendo chiaramente perché si chiama Casa del Capitano, vi verrebbe da pensare, beh, sarà stata chiamata Casa del Capitano perché ci stava il capitano del porto. Non necessariamente, il nome è stato dato in realtà in epoca abbastanza recente, nel XX secolo, e in realtà sarebbe molto strano che fosse la casa proprio del capitano, perché in realtà il ruolo di capitano ad Ancona era coperto da tre persone. Tutt'oggi in realtà quindi non si sa ancora quale fosse l'utilizzo di questa struttura. Un'altra struttura poi che voglio farvi vedere della zona, ma diciamo vicino al porto se non altro, è una porta, la cosiddetta porta Palunci. Allora ve la faccio vedere un attimo in mappa qui, non si vede tantissimo da qua. Comunque questa struttura qui, che già si vede che ha un po' i suoi anni, è una struttura che è stata realizzata nel XIV secolo, eccola qui, ma siccome andando avanti di qua poi non si vede quasi niente, allora vi faccio vedere un paio di foto. Allora questa è dal lato strada, appunto quello che stiamo vedendo noi. Si vede comunque una struttura molto bella, purtroppo le condizioni di questa porta recentemente sono abbastanza peggiorate, ci sono delle parti che stanno proprio anche crollando, purtroppo. Si tratta di una delle sei porte che fino al XIX secolo si affacciavano al porto, e il nome Palunci è abbastanza particolare. Vi faccio vedere anche l'altro lato nel frattempo, eccola qui, da qui tra l'altro è una struttura anche in realtà abbastanza possente se la si guarda anche dall'altro lato, tra l'altro anche con queste arcatelle cieche molto particolari e questa grande arcata ogivale. Il nome di questa porta Palunci è abbastanza particolare e sembra venisse dalla famiglia Palunkovic,
famiglia di origini illiriche, che però aveva il suo palazzo proprio nei pressi di questa porta. Eccoci qua, allora vi chiudo questo video con questa vista molto bella del porto di sera, tutto illuminato, che carino, e porto di Ancona chiaramente. E niente, diciamo che questo video era un po' una panoramica, anche un po' storica, del porto di Ancona, per come si è sviluppato, diciamo, nei diversi secoli, e sui prossimi andremo ad esplorare altre zone di Ancona. Tra l'altro da qua, sì, che bella, si vede anche un po' la cattedrale di San Ciriaco proprio in cima alla collina. Andremo a vedere anche i resti, tra l'altro, dell'anfiteatro romano e niente, poi anche le altre parti della città, quindi un po' più il centro storico, diciamo. E niente, come sempre, grazie per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto, e ricordatevi di mettere like, di iscrivervi al canale e di mettere anche la campanellina, che così vi arrivano le notifiche quando pubblico video nuovi. E niente, grazie ancora, alla prossima, ciao ciao.